Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi vediamo lo shampoo solido all'ortica che ha tantissime proprietà. Adesso quelle vediamo brevemente prima dell'inizio del video tutorial. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video. Lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi mi volete supportare potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video, oppure abbonarvi al canale e avere anche fantastici vantaggi, tra cui l'accesso alla mia chat Telegram per chattare con me H24, oppure se siete particolarmente affezionati a me e al canale potete premere la mia lista desideri e farmi recapitare a casa un regalo a scelta tra quelli presenti nella lista. Ora sono anche su Instagram, quindi se avete Instagram seguitemi, vi lascio il link sotto il video da cliccare per potermi seguire. Bene, vediamo come procedere. Le proprietà dell'ortica vengono sfruttate da secoli per combattere la forfora, l'eccesso di grasso sui capelli e sul cuoio capelluto, rafforzare le strutture capillari, svolge un'attività purificante e antinfiammatoria e idrata i capelli e il cuoio capelluto. È anche in grado di contrastare la caduta dei capelli. Allora ragazzi, per fare il vero shampoo all'ortica io userò l'ortica in polvere, questa qua l'ho presa in erboristeria. Se voi avete l'ortica fresca, ancora meglio, avete due possibili tecniche da poter usare. O prendete 100 grammi per ogni chilo di sapone di ortica fresca, la frullate insieme a dell'acqua e la passate attraverso un colino e ne estraete il succo, e poi quel succo lo andrete a utilizzare per sciogliere la soda, oppure prendete sempre 100 grammi per ogni chilo e lo andate a sbollentare e lo lasciate raffreddare fino a temperatura ambiente, e poi l'acqua con cui avete sbollentato le ortiche la usate per sciogliere la soda. Se invece fate come me, usate l'ortica essiccata, misurate il quantitativo d'acqua che usate per sciogliere la soda, unite l'ortica e la andiamo a portare a ebollizione per qualche minuto. Allora, eccoci nella mia cucina, accendo sotto al fuoco, fiamma bassa, e quando arriva a bollitura spegniamo e lo lasciamo in infusione qualche minuto. Ok ragazzi, sta bollendo, mischio leggermente, spengo sotto la fiamma e lasciamo raffreddare fino a quando raggiunge la temperatura ambiente, in modo che tutte le sostanze presenti nell'ortica finiscano nell'acqua. Eccoci ragazzi, intanto mi aspetto che l'ortica, l'infuso, vada a temperatura ambiente. Mi raccomando, non mettetelo in frigorifero, aspettate che arrivi naturalmente a temperatura ambiente. Vi ricordo che ho anche aperto il canale Instagram, quindi se volete seguirmi anche lì fatelo, perché condivido tante cose in più rispetto al canale YouTube, non solo di saponi. Bene, vado a pesare la soda. Io faccio una ricetta economica piccola perché avevo poca ortica, quindi farò metà dose rispetto a quella che vi ho detto, quindi non 100 grammi di ortica ma 50. In questo sapone userò ovviamente come base l'olio d'oliva, sarebbe meglio l'extravergine ma va bene anche l'olio d'oliva, il burro di cocco non più di 50 grammi mi raccomando, sennò poi vi secca i capelli e la pelle. Alla traccia aggiungerò un cucchiaino facoltativissimo di olio di semi di lino e un po' di burro di karité, direi anche qui un cucchiaino, sempre facoltativo. Bene. Ok, allora la
l'infuso di ortica a temperatura ambiente, la vado a ripesare. Io non la filtro, potete filtrarla e alla traccia aggiungere un po' di ortica in polvere, oppure non filtrarla come faccio io e aggiungerci direttamente la soda. Ok, c'è stato un po' di evaporazione, quindi aggiungo un pochettino di acqua. Ok, e vado a sciogliere la soda. Mi raccomando, assicuratevi che sia ben sciolta. Questa tecnica è un po' diversa da quelle che si vedono comunemente su YouTube, ma ho visto che il sapone finale ha un risultato migliore. Poi ho visto in giro anche famosi YouTuber che fanno vedere come si fa lo shampoo all'ortica senza prendere neanche una temperatura, e direi anche no ragazzi, le temperature vanno prese, mi raccomando. Per questo sapone non userò ovviamente coloranti, avrà già un suo leggero colore verde, e non userò fragranze. Potete, se volete, aggiungere dell'olio essenziale di lavanda, che è ottimo per la forfora, o di rosmarino, oppure una fragranza cosmetica a vostra scelta. Io lo voglio completamente naturale. Come stampo userò questo qui, che ho trovato su Amazon, molto carino, e ne farò dei cubetti. Ok, allora la parte liquida e la parte grassa sono entrambe a temperatura, le unisco assieme e vado di minutimer. Considerando che ho aggiunto anche l'ortica in polvere senza filtrarla, non andrò a traccia leggera, ma andrò ad una traccia media per essere sicuro che sia tutto ben amalgamato. Come vedete, è un colore molto scuro, ma tenderà a schiarirsi quando il sapone sarà solido e durante la stagionatura. Ok, aggiungo un po' di burro di karité, proprio un cucchiaino, e un cucchiaino ad occhio di olio di semi di lino, che per i capelli è fenomenale, come l'olio di ricino. Ok, perfetto. Versiamo nello stampo. Bene, noi ci vediamo tra 24 ore per toglierlo dallo stampo, così vi faccio vedere come è venuto e vi dico ancora due cosette. Ciao ciao! Se siete particolarmente affezionati a me e al canale, potete premere il link che trovate sotto ad ogni video, la mia lista desideri, e regalarmi un prodotto a vostra scelta. Eccoci ragazzi, sono passate 24 ore, anzi veramente sono passate 48, perché c'è stato molto umido, ha piovuto, e quindi ho aspettato ancora un po'. Tolgo il sapone dallo stampo, lo shampoo dallo stampo. A volte si fa un po' fatica a togliere dal silicone, guardate un po' che bello che ha questo stampo, stupendo. Come taglia sapone userò sempre il solito taglia sapone che uso, che è questo, link lo trovate su Amazon, vi danno questo taglia sapone, due lame così, una a filo e in più lo stampo per i saponi. Come vi ho detto, faccio un sapone quadrato. Guardate un po' che bello che è.
La stagionatura, come sempre, è di 4 settimane. Non richiede questo shampoo il risciacquo acido alla fine, quindi potete usarlo tranquillamente. Potete usare il balsamo fatto in casa. Il link ve lo lascio a fine video, così potete farlo. È veramente economico, molto molto buono. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video. Lasciatemi tanti like e dei commenti. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao!